Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua, siamo di nuovo su Trials Fusion per la terza puntata, siamo su Caos Urbano e adesso andiamo sul duello sul grattacielo dove faremo portasfera oltre il traguardo, quindi una sfida non facile, raga, non facile, anche se vabbè ovviamente è facile a trovare la palla, dov'è? Cioè è lì dietro, però ovviamente portarla oltre il traguardo invece è abbastanza difficile e io vi consiglio comunque una moto da trials come questa. Quindi c'è cioè una moto da trials, scusate, 250 trials, adesso non mi ricordo come si chiama questa moto, cioè sugli altri trials era Phoenix 250 se non sbaglio. Ok, comunque andiamo, eccoci qua. Fate attenzione a questo punto, dovete andare molto lenti perché sennò cade di sotto, perché questo pezzo è una schifezza. Provate ancora avanti. Questo punto altra attenzione, tra l'altro se sbagliate qua come ho fatto io, che la palla è dietro di voi invece che essere davanti alla moto, fate diciamo come farò in questo pezzo, cioè praticamente premete in avanti, frenate con freno davanti e poi riportate la palla sotto e poi davanti, perfetto. Vedete, non è così difficile, si fa abbastanza facilmente. Ok, qua c'è il salto. Questa anche alla fine non è difficilissima, ci ho messo buon 40 minuti e due registrazioni per farla, però alla fine si fa abbastanza facile, basta fare un po' di attenzione. Qua vi conviene prendere lo slancio. Eccolo qui fatto, attenzione! E qua stava per cadere la palla invece poi. Traguardo tecnologico, sfida completata, quindi è andato tutto bene. Adesso andiamo su parcheggia e vai, che facciamo la sfera dirigibile e vinci una partita a tennis. Tanto vi dico subito che Pit Viper si chiama quella moto, ok? Che afferrare dirigibile è molto semplice, ma la partita a tennis è un po' complicata, quindi iniziamo dalla partita. Andiamo qua, ovviamente qua è facile capire dove si svolgerà la partita, c'è un campo di tennis qua sotto. Quindi andiamo. Qui fermate proprio così al centro, un po' così. Ecco, io ho fatto un po' di accelerazione perché non capivo dove era il punto preciso. E qua siamo contro un pinguino. Dovete fare molta attenzione perché innanzitutto vanno in ritardo i comandi, quindi non è come giocare a un gioco di tennis. Come vedete bisogna schiacciarlo un po' prima che arrivi la palla. Bisogna schiacciare A se non sbaglio. E poi direzionare la palla con la levetta sinistra. Quindi mi sembra la sinistra. Sì, la levetta sinistra. Io qua non l'avevo ancora capito, infatti sto perdendo 2-0. Infatti qui ho pensato, cazzo, sta sfida durerà 2 anni, che palle. Invece poi, più o meno da quando ho iniziato a fare qualche punto, ecco, qua ne ho preso un altro, mica 0-3, cioè per il pinguino. Come cazzo fa il pinguino a vincere? Ma il pinguino della Vodafone, cazzo. Ok, qua vedete, stavo iniziando un po' a capire. Ecco, vabbè, qua ovviamente mi ha tirato un tiro mancino. Ok, siamo 4-2 per lui. Però adesso diciamo inizio un po' a capire, diciamo, come funziona. Farò qualche altro errore, però vabbè, diciamo più o meno si inizia a capire. Tanto ecco qua un altro errore, tanto basta tirargliele dall'altra parte di dove ha diciamo la racchetta, tra virgolette, questa pala che sarà tipo uno stop, sarà quei cartelli che mettono sulle strade, queste cose qua saranno, eh. Comunque, Trials è sempre stato, sia in Trials HD, sia in Trials Evolution, sia in Trials Fusion, ha avuto sempre un editor spettacolare, e da Trials Evolution poi si può fare addirittura FPS, queste cose qua, quindi molto è avanzatissimo, raga. Avanzatissimo, ovviamente non vengono dei giochi come quelli creati su Unity, però ovviamente cioè, per essere un giochettino da 2 giga ha molte qualità. Ok, comunque sfida completata. Adesso andiamo attacco al dirigibile, anche questa molto semplice, dovete salire su questa rampa qui nera e poi premere Y e tenerla premuta per afferrare il cartellone del dirigibile. E poi anche questa sfida completata, molto semplice, quindi non stiamo lì. Guardate, vedo un errore sullo schermo. Ok, ho visto un errore sullo schermo, vabbè, si è incantato un attimo Camtasia. Me l'ha fatto anche l'altra volta, non so perché, ma
ho dovuto ritagliare tutto il video, tutto, si vede che c'è qualche parte corrotta. Ok, comunque qua siamo su, qua non ho messo il segnalino ancora sotto, quindi non mi ricordo che sfida è. Comunque dovrebbe essere quella di attivare i tre bottoni per attivare poi i tre cannoni. Qua scusate, ma ho messo la super velocità perché sennò la sfida dura 2 anni e mezzo. L'ho messo a 300, al 300%. Sì, preparare l'artiglieria, attiva i tre cannoni e abbatti il dirigibile. Dopo devo ricordare di spostare quel coso, sennò. Ok, qua ho sbagliato, l'ho fatto apposta tra l'altro a tenere questo pezzo di video, volevo tagliarlo, ma poi, diciamo, volevo farvi vedere che non è così semplice, diciamo, dovete mirare bene. Qua tra l'altro ho sbagliato, mi sembra, 4 volte per fare sta roba. Ecco, una troppo veloce, una troppo lenta, qua sono andato avanti. E qua invece dovrei avercela fatta. Ok, sì, qua ce l'ho fatta. Non è semplice fare le sfide, ci mettete un attimo. E qua altro bottone, adesso cadiamo di sotto, di nuovo la super velocità. Vedo di nuovo degli scatti, raga. Io spero che il nuovo Camtasia non mi stia corrompendo di nuovo il file, perché sennò, minchia, una palla. Probabilmente per colpa del fatto che ho messo la velocità aumentata per certe parti del video. Ecco, qua c'è l'ultimo, il terzo, che mi dovete attivare da lì e poi basta. Finito così, si attiveranno i cannoni. Dai, eccoci qua, 1, 2, 3, dai, attivatevi, ok, qua sparano al dirigibile che viene abbattuto proprio di brutto. Ok, qua è finita, sfida completata, scusate, mi è venuto un errore di Windows, minchia. Allora, nessun posto in cui nascondersi, raccogli almeno 35 cartelli dello scoiattolo per scoprire gli scoiattoli, lol. Ok, qua attiviamo di nuovo questo bottone, poi andiamo avanti e rallentando attiviamo quest'altro. Dovete andare fino lì e poi tornare indietro. Vi si attiverà una piattaforma dietro. Qua ho sbagliato, ho rallentato, scusate, non rallentate qua, continuate con la velocità che vi dà lui. Ho schiacciato il freno e purtroppo è andato così. Comunque andate indietro e qua si attivano i cartelli, eccoli qua. Dovete prendere almeno 35, io ne ho saltato solo uno. Volevo prenderli tutti, ma vabbè, poi ho detto vaffanculo, cioè ci ho provato un paio di volte, poi ho visto che vabbè, almeno 35 vuol dire che non dovevo comunque prenderli tutti, 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 infatti ne ho saltato uno e la sfida è stata comunque completata. Ok, continua a darmi scatti sto cazzo di video, spero che non si stia corrompendo perché sennò anche ci metterò un'altra mezza giornata a tagliarvelo tutto perché sono 3 ore di filmati. Ecco, qua li ho presi tutti e due per fortuna. Niente, altri scatti, raga, io non ce la faccio più. Ecco, questo invece l'ho saltato. Questo non è semplice, raga. Io non so se qualcuno di voi riuscirà a prendere tutti e due quei là. Io ho provato 3-4 volte, non sono riuscito. Poi mi sono rotto il cazzo e sono passato avanti. Cioè, non posso stare mezz'ora a fare una sfida che comunque ci metterei 2 minuti. Ok, andiamo ancora avanti. Prendiamo tutti questi. Ok, tutti questi. Prendiamo questo, qua ho frenato, sono andato indietro, tra l'altro ho saltato sia questo che un altro davanti, che comunque vabbè prenderò, quindi nessun problema. Porca, mi sa che c'è l'antivirus che sta rompendo i coglioni, per questo continua a darmi scatti, Camtasia. Ok, qua sono tornato indietro per prendere anche l'ultimo, volevo prenderli tutti, 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 tutti. Ok, eccoci qua, ok. Presi tutti, adesso non so quanti erano, magari ce n'erano una quarantina, quindi almeno 35, e vi dà anche l'achievement sbloccato. Io, vabbè, ce l'ho sul computer, quindi mi ha sbloccato quello di Uplay. Ok, ultimo, Mare Mania. Andiamo a scegliere, vabbè, la Pit Viper come al solito, e la prima sfida è quella di entrare nella zona Warp 2. Eccoci qua, e qua sotto. Eccola qui, questa l'ho scoperta già nella beta, ma per caso proprio, ero caduto e l'ho scoperta per caso. Qua ho velocizzato di nuovo la traccia perché, vabbè, raga, è solo una sfida, quindi, cioè, fatevela. Cioè, non penso che dobbiate vedere pure questo pezzo. Però l'ho messa perché, vabbè, magari se qualcuno vuole vedersi proprio già cosa si troverà davanti, ma non lo può vedere. Dai, ok. Qua ho sbagliato, ecco. Si vedeva già dalla moto, beh, che me lo ricordavo comunque. Dai, dai. Ok.
Ecco qua, volevo fare lo sborone, ho saltato tutto, invece alla fine li ho fatti lenti lenti ed è andato tutto bene. Ed eccolo qua, sfida completata. Quindi molto semplice. Invece l'ultima è semplicissima. Semplicissima, bisogna solo trovare il punto. Cioè, una volta trovato il punto è una cazzata. Allora, vi devo dire solo due cose, questa sfida va fatta veloce. Adesso, vedete, dovete rompere questo cavo e partirà la barca che è piena di esplosivi, si dovrà schiantare contro quella nave. Il problema è che quella nave ha un tempo, nel senso che non parte quando noi schiacciamo qualcosa, no, parte quando noi partiamo all'inizio della gara. Quindi dovete farla molto velocemente, capito? Dovete proprio arrivare lì in tempo e schiacciare qualcosa, quindi fatela molto velocemente e verrà giusta. Se invece la mancate, dovete rifarla molto più velocemente. Comunque, per questo video è tutto, come vedete, sfida completata e niente, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.